Con il video di oggi, con le domande che vado a rispondere oggi, dovremmo arrivare quasi a pari. Mi sono messo a pari, ci ho dato dentro, anche perché una settimana ho risposto due volte. Ma come sempre, prima di iniziare, sigla! Check the mic and make sure it sound right, boys. Hi guys! It sound right, boy! Allora, iniziamo con Nico Sandio. Che fine ha fatto la Panda? La Panda è in garage. Dovrei sistemare due o tre cosine. E tra 10 giorni, che dovrei viaggiare meno, dovrei stare quasi una settimana a casa, proverò a fare finalmente l'immatricolazione. Paolo San, se cucca in Italia, che è meglio l'Italia o gli USA? Penso che sia uguale in tutto il mondo. L'italiano va sempre di moda, non passa mai, sempre come l'abito grigio, nero, blu, no? Va sempre di moda, quelli non passano mai, sono dei classici. Noi italiani siamo dei classici. Francesco Frattoni, Padre Mario come sta? Padre Mario sta bene, è ancora a Cuba, anzi devo prenotare il biglietto dell'aereo oggi, che rientra in Italia per un paio di settimane, tra metà giugno e i primi di luglio. Sebastiano, ciao Fabri, come ti sei trovato con la macchina Lynk & Co giusto a girare in questi giorni? Sei riuscito a ricaricarla con la presa elettrica qualche volta? No, non era. Allora, iniziamo dall'ultima domanda, non si ricaricava con la presa elettrica, era praticamente ibrida, ma si caricava mentre la macchina andava. Mi sono trovato molto bene, tra l'altro, non so se ve l'ho detto, ma a 2,5 km prima di arrivare all'aeroporto di Bologna per consegnarla, che era la mattina presto, era ancora buio, ho visto un flash. Andavo 105 all'ora circa su 90 di limite. Mi è arrivata oggi la mail da Hertz, la casa che me l'aveva noleggiato, che ho preso la multa e a breve mi arriverà il verbale. Vi farò sapere di quanto è il verbale per eccesso di velocità. Era anni che non lo prendevo, vediamo. Marco. Ciao Fabrizio, quando sei in Italia ed arriva il momento di ripartire per gli USA, ti è mai venuto un po' di magone sapendo che tornerai fra qualche mese o sarai lontano dalla madrepatria? Marco, questa domanda è molto interessante, molto particolare e devo dire che non mi viene nessun magone. Anzi, quando arrivo in America mi sento a casa. Ormai, dopo tanti anni, la routine, quello che succede tutti i giorni, sono molto più abituato qua in America, parcheggi, le strade, andare a fare la spesa, che mi sento, forse purtroppo, però mi sento più a casa qua. Anche se dico, chiamo mia mamma, mio papà, vengo a casa, in realtà ormai per adesso la mia casa è qua, non sento nessun magone quando lascio l'Italia. Anzi, dopo un po' che sono via dagli Stati Uniti mi iniziano a mancare e sento la voglia di tornare, a meno che se sono in vacanza no, è diverso, ma se sto lavorando sento la mancanza e voglio tornare in America. Luca, ciao Fabrizio, domanda, ma sei riuscito a trovare un buon Labrusco? Non bevo vino. Luca, non bevo vino, non mi piace il vino, non mi è mai piaciuto, non so la differenza tra un buon Labrusco e uno non buono, bevo solo acqua e ogni tanto di alcolico una birra, ma raramente, se no non bevo alcolici. Forest Skin, ciao Fabrizio, ero curioso di sapere da dove proviene l'usanza super consolidata negli USA della circoncisione. Ti hanno mai bullizzato anche non recentemente a causa di differenze simili? Guarda, non ne ho la minima idea sulla prima cosa che mi chiedi, non sapevo neanche che era così diffusa, non sono mai andato io a chiedere o a guardare, quindi mi dispiace ma non posso risponderti, non lo so. Per quanto riguarda bullismo, no, non mi è mai successo qua. Poi magari può capitare con altre etnie, ma con noi italiani, almeno io mi sono sempre trovato bene con gli americani e con i non americani, perché ovviamente ci sono anche tanti non americani qua. Laura, ciao Fabrizio, volevo farti una domanda anch'io. È vero che ogni anno si paga il 2% del valore della casa come tassa di proprietà? Laura, si paga la tassa di proprietà tutti gli anni? Non è il 2%, dipende dove vivi. Può andare da meno del 2% a più del 2%, però è vero. Tony, bentornato a Monona.
Ti stai organizzando per qualche attività di tempo libero che il luogo ti propone? Lo farai un giro a Milwaukee a visitare l'Harley Davidson? Sarebbe il momento di comprarti una moto americana. Tony, mi sto organizzando, sto cercando di capire cosa farò il Memorial Day, che è il weekend lungo, l'ultimo weekend di maggio, quindi manca poco, poche settimane, 3 settimane. Lunedì sarà festa. Spero che sia riuscito a immatricolare la Panda per poter andare a fare un weekend, a meno che mi vedrò con Chris Calbiati. Per quanto riguarda, andrò a Milwaukee? Sicuramente sì. Andrò a visitare la Harley Davidson, andrò a vedere, curiosare, sicuramente sono curioso, voglio vedere. Quando mi comprerò la moto, probabilmente mai. Matteo, ciao Fabrizio, ti volevo chiedere qual è lo stereotipo verso gli italiani più diffuso in America. Credo che sia quello che parliamo con le mani, perché ogni volta che vado e parlo con qualcuno, loro dicono due o tre cose che sanno, pizza, pasta, così, però e parlano con le mani perché pensano che noi parliamo sempre con le mani. Questa penso che è la cosa più comune che gli americani pensano, oltre alla pizza e alla pasta. Giancarlo, ma non era un taxi, ma ne era un Uber. Allora, non era un Uber, era Lyft, simile a Uber, che fanno un servizio di taxi. È solo che lo fanno in modo diverso. Non c'è un'azienda, ma c'è un privato che mette a disposizione la sua macchina. In America, come dicevo, c'è anche Lyft, Lyft. A casa di Tony, ai Fabri, quando ho visto 747 al gate, speravo prendessi quello. Comunque sembra sempre bel video, grande, scorrevole ed interessante. Grazie, grazie. La Ford noleggiata e la restyling della Camerita che avevano Angela e Paolo, credo che sia il modello nuovo. Il colore era simile, però ovviamente il modello nuovo di 15 anni più nuovo rispetto a quello che avevano loro, che hanno usato qui in Stati Uniti, Messico e Guatemala. Talete, anche Francesca mi chiede se potevo prendere un autobus o un treno. Anche Franco mi ha fatto la stessa domanda: non c'era una linea ferroviaria in quei territori. Come treni, non ci sono collegamenti con Chicago da Madison? Non lo so, potrebbero anche esserci, ma non c'è il treno veloce come in Italia. Le linee ferroviarie sono veramente indietro nel tempo. Vorrei provare un giorno a prendere un treno per vedere, fare questa esperienza anche qui in America. L'autobus sicuramente c'è, ma il tempo, il taxi per arrivare alla stazione degli autobus, prendere il biglietto del treno, il risparmio non era così elevato. Il taxi, Uber, Lyft, chiamatelo come volete, mi ha preso dall'aeroporto e mi ha lasciato davanti a casa per poco più di $200. E la soluzione più economica anche considerando il costo del mio tempo, perché ovviamente anche il mio tempo ha un prezzo, come il vostro tempo ha un prezzo. Sandro, ciao Bomber, ti rimborsa in tutto e per tutto la tua azienda? Quando viaggio sicuramente sì, ogni settimana faccio il file con le spese che ho fatto e mi rimborsano settimana per settimana, albergo, viaggi, mangiare, ovviamente sono in viaggio per loro, è il minimo che mi possano rimborsare. Roberto, Fabri, riesci a stare fermo una settimana? A starti dietro mi gira la testa. Tra una decina di giorni forse starò a casa quasi una settimana, non tutta la settimana, ma quasi tutta la settimana. Ecco, ciao, 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 ciao. Noto che questo nuovo lavoro ti piace sul serio, quindi forse è la volta buona che ti calmi un po'. Dai, a parte gli scherzi, ti auguro una buona giornata. Il lavoro mi piace, sì. Mi dà anche l'opportunità di fare dei mini road trip tra un appuntamento e l'altro, questo bello, visto che mi piace viaggiare, mi calmo un po'. Ovviamente voi avete visto questa parte della mia vita, io vado a periodi, a capitoli, e questo capitolo non so quanto durerà, ma sicuramente non durerà per sempre, perché spero di poter portare a fine questo progetto nei migliori dei modi, creare quello che devo creare e consegnare all'azienda un pacchetto che possa funzionare negli anni a venire. Dopodiché vedremo se l'azienda avrà altre task, altri progetti da offrirmi oppure cambierò. Ripeto che però questo progetto durerà degli anni. Lorenza, ciao! Ma cambiando stato, per quanto riguarda l'assicurazione sanitaria, devi sottoscriverne una nuova o puoi mantenere il vecchio contratto? Cambia il costo della sanità tra Texas e Wisconsin? Lorenza, se cambi stato, devi cambiare assicurazione sanitaria. Non so, forse si può fare il passaggio. Ogni tanto, anche quando cambi azienda, devi cambiare assicurazione sanitaria perché dipende dall'azienda che accordi ha e con chi ha gli accordi. È un po' una cosa un po' complicata. Io sì, l'ho cambiata e il costo della sanità qua mi costa meno,
anche se l'assicurazione in totale costa di più, perché l'azienda come benefit mi copre di più rispetto a quella di prima. Prima mi coprivano il 50%, qui mi coprono, non lo so, non ho fatto la percentuale, ma è più alta. È veramente un mondo difficile, fatto per non essere capito, è proprio studiato per mettere in difficoltà la gente. Alla fine paghi perché devi pagare, ma non sai che cosa stai pagando. Alberto, come cucina Rachel? Rachele, guarda, mi ha solo fatto un paio di panini per colazione durante il weekend, molto buoni, molto buoni. Come cucina in generale non lo so, ha fatto un aglio olio peperoncino una volta, passabile, diciamo passabile, ma ancora non ha mai cucinato, quasi sempre cucinato io, mi ha sfruttato sotto questo punto di vista. Francesco, ciao Fabrizio, ti seguo sempre da anni. Grazie. Volevo chiederti se ti pesa il fatto di aver cambiato stato ed esserti spostato in Wisconsin, dove ovviamente non conosci nessuno. Ti mancano le conoscenze che avevi fatto in Texas? Sei riuscito in questi anni in USA a creare amicizie vere? Francesco, allora, mi è pesato il cambiamento? Cambiamento? No, anzi, a me i cambiamenti piacciono, mi fanno sentire vivo, perché mi fanno ricominciare da capo. Avevo fatto delle amicizie, anzi ho delle amicizie vere, ci sentiamo se non quotidianamente quasi con amici in Texas, e ovviamente mi mancano perché non li posso vedere, però ci si sente. Gli amici che sto dicendo sono italiani, però non sono americani, sono prettamente italiani, residenti qua in America. E adesso, col fatto che però vivo con Rachele, che è americana, la cosa che mi fa piacere probabilmente è che farò delle amicizie americane tramite lei. Gisella, i tuoi colleghi parlano italiano? Bella questa domanda, vorrei posso dire che qualche collega parla anche inglese, a parte gli scherzi. Ovviamente io rappresento un'azienda, lavoro per la Mamma America, che però è proprietaria di un'azienda italiana e una tedesca. Per l'azienda italiana la maggior parte parla solo italiano, per l'azienda tedesca tanti parlano inglese, ma la maggior parte parla tedesco. Capiterà ovviamente sempre che avrò dei colleghi qua in America in trasferta che vengono dall'Italia che parlano in italiano. E io, Fabrizio, un paio di domande. Ma in trasferta lavorativa a Chicago siete tutti italiani? B, dai clienti vedo che andate vestiti molto casual. Allora, non siamo tutti italiani. Esempio, nel video che avete visto, che avete fatto questo commento, Elio, eravamo quattro persone ed eravamo due italiani, un indiano che parla italiano e un americano che parla solo inglese. Per quello che hai sentito sottofondo, magari qualche parola in italiano. Dai clienti andiamo vestiti molto casual, molto molto casual, anche perché il tipo di lavoro che faccio io, noi facciamo assistenza, quindi noi andiamo nei reparti, io parlo con i manager della manutenzione, parlo con chi fa la manutenzione, è difficile, poi magari capita che vado anche da un direttore piuttosto che da un manager, ma di base il mio lavoro io vado nei reparti, è per quello che si va vestiti casual, ma in generale nel mondo americano il casual è molto più frequente rispetto all'Italia. Fortunatamente. Roberto, ciao Fabrizio, ma lì in America come funzionano con le spese? Hai una carta aziendale oppure anticipi e poi a fine mese presenti le note spese e ti rimborsano tutto? Io uso la mia carta di credito e le note spese le faccio settimanalmente e mi vengono rimborsate. Ultima domanda, $260, colazione inclusa, mi chiede S. Mauri. Guarda, la colazione è qua. Tac. No, la colazione non era inclusa in quell'albergo lì. Poco male per me, non la faccio quasi mai colazione. Di conseguenza, anche se è inclusa la colazione, l'hotel con me guadagna, perché a parte magari un caffè latte. Come vedete sono arrivato pressoché a pari con le risposte dei video. La settimana prossima, essendo in giro per gli Stati Uniti tutta la settimana, non risponderò, perché spero che avrò tantissime cose da farvi vedere, dal Kentucky al Missouri, alla strada che poi dal Missouri mi porterà indietro a casa, Chicago, tantissime cose da vedere la settimana prossima. State collegati, oggi voglio fare anche una marchetta. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale, mettete like, lasciate i commenti, ogni tanto ci vuole una marchetta, non le faccio mai. Ah, volevo aggiungere un'altra cosa prima di salutarvi.
Da quando ho iniziato a fare il vlog ci sono 4 video, solo 4 video su quasi 100 ormai, che non hanno superato le 3000 visualizzazioni. Ecco, per favore, se non avete visto quei video, andate a vederli, perché io sono malato di numeri e mi piacerebbe vederli tutti sopra le 3000 visualizzazioni. Da Monona per questo video è tutto, noi ci vediamo domani, passo e chiudo, ciao! It sound right, boy. Pa 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 ra ra pa 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 ra pa 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 ra ra pa 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 ra ta 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 ra ta 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 ra ta 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 ta